Ciao bambini, sono Giovanna e oggi il drago Arturo ci accompagnerà alla scoperta dell'igloo di Mario Merz. Iniziamo osservando la foto dell'opera e ponendoci alcune domande che saranno lo spunto per descrivere l'installazione di Merz insieme ai vostri genitori. Cosa vedete? Quanti igloo ci sono e di quale materiale sono fatti? Quali altri elementi notate? Gli igloo sono tre e uno dentro l'altro crescono seguendo un preciso ritmo indicato dai numeri luminosi. Avete mai osservato come le foglie si dispongono sui rami degli alberi? La natura ha scelto un criterio molto astuto per distribuirle, distanziandole in modo che possano ricevere tutte la stessa quantità di luce e di pioggia. Questi igloo seguono lo stesso ritmo di crescita delle foglie e di molti altri elementi della natura. Ma cosa sono gli igloo? Si tratta di rifugi creati dagli uomini, ma questi sono fatti di vetro. Credete sia un materiale resistente? Se leggete la didascalia, scoprirete che i bambini hanno colto tutti gli aspetti importanti di quest'opera. Il nostro drago Arturo era in cerca di un riparo per la notte e fortunatamente ha trovato questi igloo nel museo. Colorate e disegnate il suo giaciglio in modo da renderlo il più possibile accogliente. E ricordate di postare le foto dei vostri lavori taggandoci. A presto con la prossima scoperta di Arturo.